I politici sono tutti quanti dispiaciuti ed in lutto per quanto accaduto. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. La scomparsa di Vittorio Prodi, fratello dell'ex premier Romano Prodi, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo politico, e non solo. Aveva 86 anni ed era da tempo malato, ma la notizia della sua dipartita ha comunque colto di sorpresa e generato un grande dolore. La vita di Vittorio Prodi è stata caratterizzata da una carriera accademica e politica di grande rilievo. Laureato in fisica, ha svolto il ruolo di professore all'Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. Ma la sua passione per la politica lo ha portato ad impegnarsi attivamente anche in questo campo. Dal 1995 al 2004 è stato presidente della provincia di Bologna, dimostrando costante attenzione per le persone e la comunità. Successivamente ha ricoperto il ruolo di parlamentare europeo per due mandati, dal 2004 al 2014, portando avanti il suo impegno per il territorio e la comunità bolognese. La notizia della sua morte ha scatenato una serie di messaggi di cordoglio da parte del mondo politico, che ha riconosciuto in Vittorio Prodi un uomo delle istituzioni, un punto di riferimento per la società civile e un simbolo di impegno politico e istituzionale nella sua città. Il presidente della regione, Stefano Bonaccini, ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Vittorio Prodi, sottolineando il suo grande spessore umano e il costante impegno per il bene comune. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha voluto ricordarlo come un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita per il territorio e la comunità bolognese. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato la profonda umanità di Vittorio Prodi e la sua attenta cura per l'interesse pubblico e i cittadini, a cui ha ispirato tutte le sue scelte politiche. La scomparsa di Vittorio Prodi è stata sentita da tutta la città di Bologna, che lo ricorderà per sempre come un grande uomo delle istituzioni e un punto di riferimento per la comunità. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!